Ciao, buonasera a tutti, bentornati su Apocalissi in Salotto. Sono sempre io, sono sempre qui. Stasera sono qui con Elena Righetto, che già conoscete. Ciao Elena. Dopo Ciao, ciao Anna e ciao a tutti. Buonasera. ve la ripresento, perché ovviamente bisogna sempre rinfrescare la memoria dei nostri giovani e non più giovani ascoltatori. Nel frattempo, mentre vi accomodate, io faccio partire come sempre la nostra sigla, così avete tutto il tempo di mettervi sul divano con la vostra tazzina di caffè, tè, ammazza caffè, birra, vino, quello che volete. Ci vediamo fra 1 minuto e 25 con questa serata folklore e magia popolare del Veneto con Elena Righetto. A fra poco! Eccoci qui, ben ritrovati. Allora, come avrete visto, stasera ritrasmettiamo anche su Facebook. Ciao Alice, vi ho fatto il video pochi giorni fa per dirvi che solo gli imbecilli non cambiano mai idea. Abbiamo vinto questa contestazione contro la Sony. Non vi annoio con questa cosa adesso che andiamo in diretta, ma se dovessero esserci problemi di copyright delle nostre canzoni su Facebook, voi sapete che all'interno dell'evento ho messo anche il link su YouTube, quindi potete continuare a seguirci da lì. Per ora pare che vada tutto bene, vi vedo online, quindi dovrebbe andare tutto bene. Quindi, Elena, tu sei già stata mia ospite per gli altri tuoi libri e anche per parlare dello Sposalizio del Mare, nonché, se non ricordo male, la prima volta di cos'è che abbiamo parlato, te lo ricordi? Dell'Aldilà, Venezia, Babilonia. Sì, Venezia e Babilonia, esattamente. Ormai sono tappa fissa nel tuo salotto, Anna. Io sono felicissima di questo. Elena, come ricorderete, è una ricercatrice storica indipendente, in realtà ha sia laurea in storia che dottorato in lettere e è paleografa. Insegna come docente di storia, lettere classiche e storia delle tradizioni popolari venete e da molti anni si occupa di ricerca storica paleoveneta, romana e storia criminale della Serenissima. La faccio breve e mi fermo qui perché tanto ti conoscono già. E io adesso ti chiedo di mostrarci il tuo ultimo libro che io non ho ancora perché è appena uscito. Eccolo qui, vediamo se lo vedete. Eccolo. Eccolo lì, Folklore e Magia Popolare del Veneto. E Eccoci qua. senti, questo libro si pone praticamente come terzo della tua trilogia che inizia con Divinità, Rituali e Magia nell'Antico Veneto. Continua con Calendario Pagano Veneto e con questo libro qui facciamo un salto in avanti, quindi. Esatto. Facciamo proprio, eccoli qua. Facciamo proprio un salto in avanti e ammetto che averli qui tutti e tre adesso è una gran soddisfazione, anzi quattro perché il primo sarebbe il Signore di Notte e il Criminale, la polizia Giusto. notturna della Serenissima, però questo è proprio il mio primo figlio, diciamo così. E sì, è il continuo della mia opera che non è finita, non è terminata perché ho altri lavori in cantiere, ma non faccio spoiler e non dico ancora niente. Sì, esattamente, questo è il fine di questo mio lavoro, che appunto
si è voluto porre come sostanzialmente il frutto di tutte le mie ricerche che ho iniziato quando ero veramente ragazzina, avevo 17-18 anni, e adesso ho detto è il momento di renderlo pubblico anche per rendermi conto e far rendere conto alle persone se questo lavoro può essere un lavoro che interessa anche al pubblico e agli interessati, e non solo ai veneti, ma anche a tutti gli italiani. Quindi sto avendo un buon riscontro di vendite anche di lettori, il che mi rende molto molto orgogliosa. E grazie anche per avermi ospitata qui questa sera, per me sai che è sempre un onore. Ciao a tutti, Ma sto scrivendo tantissimi, aiuto! sì, infatti è un ritorno su Facebook in grande stile. Mi mancavano i commenti su YouTube, non siete così attivi con i commenti. Bene, bene, bene. Vuol dire che la linea c'è, quantomeno. E fra l'altro tu sarai anche ospite, facciamo questo spoiler, in un convegno che stiamo organizzando all'Accademia Europea delle Arti per il 21 maggio, che sarà la festa della Sensa, quindi lo sposalizio del mare veneziano. E Elena ci parlerà proprio dello sposalizio del mare veneziano. Chi meglio di lei? Sarà anche là un onore, infatti vi aspettiamo davvero numerosi perché sarà un evento innovativo sicuramente e molto molto importante proprio come ritrovo di storia veneta e non solo veneta, storia nostra è molto molto presente, molto pregnante. Quindi grande Anna che sei riuscita a organizzare tutto questo, a te onore e merito. Grazie, è stata un po' una fatica, ma ce la faremo. Ma Assolutamente. veniamo assolutamente adesso al tuo libro, perché io non posso vedere l'indice, ovviamente, quindi ci dici tu di che cosa hai parlato questa volta. Certo, assolutamente sì. Allora, questo libro, per chi lo ha già sotto mano, insomma, chi è già arrivato anche con un po' di ritardo rispetto alla data prevista di pubblicazione, ma insomma, ormai è disponibile ovunque, online, in tutte le librerie, le migliori librerie, vedete, l'indice è abbastanza omogeneo, seppur differenziato. Perché? Perché questo libro io ho voluto scriverlo in modo che potesse essere una sorta di manuale. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che è un manuale di stregoneria veneta, perché se vi dicessi una roba del genere sarei una delle tante cialtrone che vi vende fuffa per oro o altro, ma questo è un manuale, fra virgolette, per poter iniziare autonomamente a fare ricerca sull'argomento. Quindi, come gli altri miei libri, io ho cercato nel miglior modo possibile di dare una linea guida in base anche e soprattutto alle mie ricerche e a tutto ciò che ho studiato, scusatemi, ma il raffreddore ha beccato anche me, studiato in questi anni, e pertanto questo indice è stato strutturato in modo tale da aiutarvi a comprendere meglio l'argomento. Ovviamente sempre correlato da più di 20 pagine di bibliografia di fonti, magari poi ne parliamo, e è diviso sostanzialmente in quattro parti. Il primo capitolo, la prima parte, si parla di stregoneria e magia nello strano caso del Veneto, in cui ho fatto. Qui troviamo il collegamento con i libri precedenti, in cui tratto il fatto di come le antiche divinità pagane siano diventate poi streghe o i demoni, i diavoli, fra virgolette, che collaboravano con queste streghe venete. Ho parlato della Redodesa, quella dell'antica madre dei Veneti, Reite, Redodesa, e quindi poi come è diventata la dea delle streghe, Redodiana e Rodiana, nella buona tradizione italica e italiana. Poi ho parlato della magia e della figura del diavolo nelle streghe veneziane del Cinquecento e nelle carte dei tarocchi, quindi parlo anche della lettura dei tarocchi e delle carte alla veneziana. E sostanzialmente ho chiuso la prima parte, il primo capitolo, parlando proprio dell'Inquisizione a Venezia e di come appunto le streghe in realtà vivessero nel territorio della Serenissima una vita particolare, non erano, come dire, perseguitate come noi ci immaginiamo da Hollywood e dalle classiche storie dell'Inquisizione spagnola, ma era una situazione un po' particolare. Poi nella seconda parte ho trattato racconti, processi e reali testimonianze di stregoneria.
Quindi ho parlo proprio dalla fine del 400 alla seconda metà del 1700, ma ho voluto trattare l'argomento non come possono aver fatto altri autori, semplicemente traducendo il processo e mettendo la conoscenza come documento, ma ho voluto raccontare la storia di queste donne e di queste persone. L'ultima parte ho anche dato vita alle parole di Giacomo Casanova, perché sono riuscita a trovare un documento scritto di suo pugno in cui proprio parlava del suo incontro con una strega ed è molto particolare. Beh, poi la seconda parte parla di alchimisti speziali, benandanti e gli scolari vaganti della scuola nera degli alchimisti dei veneziani, classici. Quindi tutta la parte alchemico esoterica un po' più pregnante, e dal capitolo quarto, il quinto e il sesto ho trattato nello specifico delle strigarie. Ecco Wow. così. Quindi proprio nel capitolo riguardo alle strigarie, qui ho proprio un capitolo corposo in cui ho selezionato tutto ciò che era riguardo la pratica della stregoneria a Venezia e nel territorio del veneziano. Quindi parlo di come si diventava strega, quali erano i patti con le varie entità, i pignatei, che cos'erano i pignatei, quindi com'era la trasmissione della stregoneria, il come riconoscere una strega nella tradizione veneta, e ho anche trattato nello specifico fatture, controfatture, altre pratiche magiche. Che erano proprio tipiche della magia della stregoneria veneziana e veneta. Infine, poi ho trattato in modo, vi dico già, abbastanza en passant, quindi sono una ventina, 25 pagine, riguardo le creature magiche e gli spettri della tradizione veneziana, che erano comunque legati alla stregoneria. L'ultimissima parte del libro, invece, è un regalo che ho voluto fare ai miei lettori perché vi ho proposto in lingua veneta più di 20 pagine di documenti, di leggende veneziane popolari tradotte da Giuseppe Bernoni del 1874. Quindi vi ho proprio portato il documento che non ho voluto traslare in italiano, in lingua franca, come si dice, proprio perché appartengono alla lingua veneta e come tali devono essere, a mio avviso, tramandate. Tutto qua. Beh, insomma, hai detto niente. Tra l'altro, io so da voci di corridoio che in effetti l'Inquisizione a Venezia non è mai riuscita a penetrare in modo così pregnante, perché il Doge era anche autorità spirituale, oltre che autorità temporale, quindi poteva mettere una sorta di veto, cosa che ha Esatto. salvato il sederino a tante streghe che altrimenti sarebbero finite sulla graticola per il Sì, barbecue di Ferragosto. a Venezia l'importante era che non andassi con le tue pratiche magiche, erboristiche o altro a aumentare o fomentare sedizioni o rivolte contro lo Stato. Per il resto potevi fare abbastanza, eri abbastanza libera, insomma. Bene, io ho già qui una lista di domande sulla base Oddio. dell'indice che tu mi hai letto e che mi sono già appuntata mentre parlavi, ma prima di tutto volevo chiederti, è sempre la mia solita domanda che ti faccio, da che fonte hai preso questo materiale? Me l'aspettavo, me l'aspettavo. Allora, le fonti sono di tre tipi sostanzialmente: fonti orali, che adesso vi andrò a spiegare, fonti documentarie e ovviamente i testi dei processi. Perché? Io di questo argomento ho iniziato ad interessarmene, ripeto, quando ero ancora al liceo, quando ero ancora sui banchi del liceo classico di Milano, i miei ex compagni di classe si ricordano ancora, l'inizio proprio della mia ricerca documentaria all'epoca. Ma già quando ero ragazzina e poi ho continuato fino adesso, insomma, ho avuto modo di parlare, di conoscere, di entrare in amicizia con chi? Con alcune delle ultime streghe ed erbane, ormai sono signore e anche uomini parecchio anziani, alcuni non ci sono più, e con loro queste persone mi hanno tramandato diverse cose. E queste informazioni che mi sono state tramandate, però,
Io non ho potuto scriverle nel libro e vi spiego anche perché. Perché non è una ricerca antropologica etnografica, è una ricerca storica, quindi non sono un'antropologa che faccio ricerca sul campo e quindi mi baso sulle fonti orali che poi posso scrivere citando anche nome, il nome delle persone, dei miei intervistati. Ma il fatto stesso di praticare un certo tipo di strigaria, possiamo chiamarla così, di avere i pignatei, quindi di avere queste conoscenze e trasmissioni, è ereditaria. E l'ho scritto, l'ho approfondito questo discorso riguardo la ricerca delle fonti proprio nell'introduzione a questo mio libro, per cui io mi sono basata su ciò che mi è stato detto poter pubblicare, ciò che mi è stato, insomma, mi è stata data l'autorizzazione di poter pubblicare in alcuni frangenti e ovviamente altre conoscenze non le ho proprio potute divulgare per semplice motivo di rispetto di queste persone e anche perché questa è una cosa, una compagine fondamentale proprio della trasmissione iniziatica delle pratiche stregonesche tradizionali nella zona del Veneto orientale, che appunto è la mia e che ho in questi 15 anni sostanzialmente analizzato, una striga, un'ervana, uno strigon, non può trasmettere i propri segreti, le proprie conoscenze a chi non prenderà poi il suo posto. Quindi anche ciò che mi è stato detto fin là. E pertanto è anche difficile, è stato molto molto difficile, per quello questo libro è frutto di tanti anni di lavoro e di ricerca, anche perché per me è stato proprio difficile poter inserire le informazioni che io ho ricevuto, che mi sono state regalate, donate, in modo tale da essere rispettosi appunto di chi me le ha date, ma anche di essere autorevoli a livello storico e a livello documentario, perché altrimenti mi sarei potuta inventare un sacco di cavolate e nessuno l'avrebbe mai saputo. Infatti, sono stata molto specifica in questo. Poi, ovviamente, ho preso in esame, sapete che io sono paleografa, quindi ho preso in esame tantissimi processi di stregoneria dal 3, 4, 5, 6, 5, 600 veneziano, soprattutto nel territorio proprio di Venezia e anche nei dintorni del veneziano, della Campania, come si dice. E ovviamente le fonti tratte da libri, da testi che, come vedrete poi nella semibliografia che nell'introduzione, se avrete la pazienza di leggerla, capirete che i testi, libri che parlano strettamente di stregoneria veneta non ce ne sono, o perlomeno non ne sono stati scritti dopo gli ultimi 30 anni. Ultimamente vedo che anche altri autori stanno cavalcando il cavallo, diciamo, vincente della stregoneria o comunque delle pratiche magiche territoriali, quindi anche il Veneto sta iniziando a tornare preso in esame anche da altri scrittori. Ma posso dire con un certo orgoglio che dopo 30 anni da altri testi che appunto sono stati scritti, sono stata la prima a riprendere in mano l'argomento in modo specifico. Questo. Non è poco. E una domanda che mi sorge spontanea: la stregoneria veneziana, a tuo avviso, è del tutto autoctona o ha avuto delle influenze anche dall'esterno, magari da contatti con altre culture, essendo una città di mare? Guarda, ti dirò, la stregoneria veneziana è un po', parliamo sempre di quella cinquecentesca, quindi quella più specifica, è un po' un ensemble di tante cose, di tante culture, perché appunto ritroviamo anche la presenza degli spiriti imprigionati, della lettura del Giotto, degli spiriti dei geni, una sorta di geni della lampada che venivano appunto imprigionati in ampolle o in lampade, quindi abbiamo proprio il rimando alle leggende orientali, l'utilizzo degli specchi, che comunque non è l'utilizzo dello specchio delle classiche pratiche stregonesche o comunque di magia, di alta magia cerimoniale, ecco, abbiamo un diverso utilizzo. E poi troviamo anche moltissime, moltissime pratiche
di derivazione cristiana, quindi l'utilizzo di immagini sacre, l'utilizzo di tutto ciò che poteva essere di compagine religiosa che veniva poi rielaborato ed utilizzato dalle streghe per far male grazie, nel senso di tenersi di fare i loro affari. E poi ritroviamo anche alcuni aspetti di, soprattutto nelle zone di montagna, quindi di confine con l'Austria e comunque con la Francia e con, scusa, sì, con altre zone dell'Europa e con l'Europa dell'Est, ritroviamo anche molti rimandi a pratiche tradizionali stregonesche di quelle zone. Parliamo anche degli scolari vaganti, ad esempio, della scuola nera veneziana, di cui se volete ho parlato approfonditamente anche in un articolo, se posso fare pubblicità, Anna, Certo, l'avrei alla fatta io se non la rivista, facevi tu. ecco, la rivista Oxymoron della libreria Il Sigillo di Padova, e qui ringrazio appunto Fabio Todeschini che è il titolare. E, appunto, qui abbiamo anche addirittura un rimando alle pratiche stregonesche e magiche che arrivano dalla Romania, quindi addirittura da dopo i Balcani, quindi i paesi dell'est. E troviamo veramente tantissime influenze, però c'è da dire che la stregoneria veneta è la stregoneria veneta, quindi possiamo avere contatti anche con i benandanti friulani, con gli animali di potere o con gli spiriti dei luoghi, però era estremamente locale, estremamente radicata proprio nei luoghi in cui veniva praticata o viene ancora praticata. Perché in effetti io volevo riconnettermi proprio ai tuoi libri precedenti, nel senso che tu hai fatto una ricerca molto specifica sulla spiritualità paleoveneta che risale a prima del periodo espansionistico della Serenissima e anche dei contatti più stretti con le altre culture. Penso appunto alla colonizzazione di Creta e Cipro che può avere favorito degli scambi, per esempio, con il Medio Oriente o con i paesi arabi che poi magari sono confluiti in alcune, come si può dire, influenze sulla stregoneria veneta che possono provenire anche dall'esterno. Però nella tua ricerca sui paleoveneti tu avevi già individuato un nucleo fondante della magia e della tradizione veneziana, quindi quel nucleo lì mi confermi che permane anche dal 500 in avanti, che è il periodo a cui è dedicato questo libro, e quindi è anche possibile riconoscere in qualche modo le interpolazioni e tutto quello che viene dall'esterno, perché ricordiamo che Venezia è un crocevia e quindi sicuramente ha avuto degli scambi con altre culture, ma mi confermi che il nucleo della spiritualità paleoveneta permane. Ah sì, assolutamente, ma questo lo ritroviamo in alcuni rituali, pratiche magiche, chiamiamole col loro nome, dai, anche di stregoneria popolare o stregaria odierna, quindi trasmessa fino a 70-80 anni fa, in cui ad esempio l'utilizzo dell'acqua era fondamentale. E questo ci richiama totalmente alle ritualistiche religiose degli antichi veneti. Poi appunto, si sono, come hai detto tu giustamente, tramandate con l'età romana e poi medievale, cristianizzate, come ho ben spiegato nei miei testi, ma anche l'utilizzo di certi tipi di amuleti, di certe tipologie di erbe, di certe gestualità che sono rimaste pressoché immutate. E questo, ma anche lo stesso fatto di festeggiare gli antichi sabba, gli sabba stregoneschi, quindi queste feste, questi raduni di queste strighe, di questi strigoni, in realtà ricalcavano esattamente le festività pagane tradizionali antiche, quindi Samonios fino alla grande adunanza dell'11-12 novembre, quindi con il gioco dell'oca, con l'oca sacra, e il periodo di San Martino. Quello era proprio il periodo, come abbiamo già parlato, di Samonios, quindi del ritorno dei morti nel mondo dei vivi, ed era tipicamente festeggiato dalle streghe, o la notte di San Giovanni, o le tempora notturna, quindi le quattro tempore annuali, o lo stesso fatto, ad esempio, di ricalcare certi rituali, certe festività importanti durante la settimana. Tanti si chiedono perché
streghe si riunivano il sabato nel Sabbat. Non è una derivazione ebraica per dire, sappiamo che il sabato era anche il giorno dedicato a Saturno, in realtà inizialmente, quindi divinità infera per eccellenza. Il trovarsi nei crocicchi, nei crocevia, è un rimando alle ritualistiche legate a Ecate. E quindi al mondo proprio della stregoneria arcaica, antica, il giovedì è il Gioba, le streghe giovane, che alcune si ritrovavano il solo giovedì sera. Perché? Perché era quella una delle festività importanti dedicate a Giunone e a Giove. E quindi, vedete, è rimasto sempre sepolto nei secoli, però l'antico scandirsi del tempo, l'antica ritualistica è rimasta lì. Solo che noi non ce ne rendiamo conto e soprattutto, mi permetto di continuare un attimo il discorso, perché a noi veneti o comunque a chi è interessato a questi argomenti non sa queste cose, non le vede, perché non ci sono scritte da nessuna parte. Come dicevo prima, voi non troverete queste informazioni in altri testi. Gli altri testi vi raccontano la storia, la favoletta della strega, del gatto e del topo. Ma nessuno vi spiega perché ci si incontrava in quei giorni, in quel periodo, dove, come erano fatte le congreghe. Perché? Perché tutti questi argomenti, queste informazioni sono frutto, come dicevo, di anni e anni di ricerca documentaria e anche di parlare con le persone, quindi di ricerca personale. E spero venga compreso questo. So che mi ripeto, però, anche per chi si è collegato solo adesso, è importante saperlo. In effetti ho già una domanda in coda di un ascoltatore che è Marco Bregolato del Planetario, e che adesso poi ti passo, ma vedi, io non vorrei poi fare un discorso politico, ma solo aprire una parentesi. Tanto secondo me della spiritualità veneta è andato, e della Serenissima specialmente, è andato perso con l'annessione al Regno d'Italia, perché siamo stati uno stato indipendente fino al noto plebiscito. In realtà poi è ovvio che quando uno Stato indipendente viene annesso a uno Stato nazionale, la sua identità per forza di cose deve perdersi o comunque deve seppellirsi. Comunque, ripeto, io non voglio fare un discorso politico, ma è ovvio che queste radici in qualche modo qualcuno le doveva ritrovare e non sono neanche così lontane perché non è passato tantissimo tempo. 1866. Allora, sì, 1866, sì. E poi Sto successivamente pensando nel... via del plebiscito 1866. Avevo perso un attimo. Ok, adesso ti sento. Sì, ma effettivamente è così. Poi dobbiamo anche ricordarci che comunque il Veneto... 1797, Marco? No, è la caduta della Serenissima nel Ah. 97. Quindi vabbè, sappiamo che anche Napoleone ha fatto del suo meglio per epurare le radici finché erano ancora calde, diciamo così, giusto? E su questo penso siamo quasi tutti d'accordo. Però sì, stavo dicendo anche il discorso che comunque il Veneto è sempre stato, poi, sempre stato successivamente alla caduta della Serenissima, come dicevi tu, con l'annessione al Regno d'Italia. Purtroppo lo Stato che era il Veneto si è impoverito e si è impoverito non solo a livello finanziario ma anche a livello culturale, diciamolo, come appunto stavi giustamente dicendo tu. E cosa ha preso sopravvento? Ha preso sopravvento la superstizione, che allora era legata e è, ahimè, legata a mio avviso, una misinterpretazione della religiosità cristiana cattolica che viene presa come unica verità e quindi paradossalmente nel Veneto troviamo dopo l'Ottocento fino ad adesso una, come dire, sì, una focalizzazione sulla religione popolare cristiana, sull'essere beghini, possiamo dire casa e chiesa, possiamo dirlo, l'ho detto, che ha portato anche al nascere di molte superstizioni e anche una ripresa di una spiritualità che non vuole essere anticristiana, anticattolica assolutamente, ma semplicemente andare più indietro ancora, viene osteggiata anche in certi ambienti culturali attuali. Questo devo farlo presente. Grazie.
Ti passo a questo punto, prima di scadere nell'incidente diplomatico, la domanda di Marco Bregolato, Sì? che in Vediamo. effetti ci riporta esattamente lì dentro, il fatto che lo Stato della Serenissima non ha mai riconosciuto il potere temporale della Chiesa di Roma ha influito sulla stregoneria veneta. Ne stavamo parlando poco fa, quando dicevamo che il Doge era autorità temporale, ma anche spirituale. Sì, nel senso che per la stregoneria veneta, allora devo fare un attimino un distinguo perché forse c'è un po' di confusione. Dobbiamo distinguere fra stregoneria, fra virgolette, magia popolare, e pratiche magiche, esoteriche, conoscenze alchemiche, conoscenze di alta magia, che invece facevano parte di un altro tipo di persone, quindi anche di un altro tipo di status sociale e di alfabetizzazione, perché se noi stiamo parlando di magia cabalistica, di alchimia, di spagira, di altro tipo di pratiche, allora ci dobbiamo rivolgere al fatto, cioè a gente che aveva un certo tipo di alfabetizzazione, un certo tipo di cultura, che poteva permettersi i libri, poteva permettersi di leggere, di studiare e di comprendere anche lingue quali l'ebraico, l'aramaico, il latino, il greco, che sicuramente non erano appannaggio della povera Erbana che non sapeva neanche scrivere, però che aveva una conoscenza curativa di erbe e unguenti e medicamenti, che sicuramente non poteva avere l'alchimista più famoso Di di Venezia. corte. Capite? Esatto, capite? Quindi dobbiamo distinguere fra stregoneria, magia popolare e conoscenze esoteriche elevate. Il fatto che comunque Venezia non avesse mai avuto la chiesa che soffocasse troppo questo tipo di conoscenze è stato importante, ma non solo per Venezia, per tutto il mondo, se ci pensate, perché a Venezia c'erano le più importanti stamperie, le più importanti tipografie. Ricordiamo che tantissimi, se non quasi tutti, i testi che circolavano dal 5 al 700 riguardanti tematiche esoteriche, uso un termine generico, ovviamente cercate di capirmi, erano stampate a Venezia proprio perché non vi era questo tipo di censura, i libri proibiti. Ma appunto Venezia non è mai sottostata al potere del Papa proprio perché del Papa non gliene fregava sostanzialmente niente e c'era una conoscenza e uno scambio culturale maggiore. Come dicevamo prima con Anna, che cos'è che importava a Venezia, nello stato veneziano nello specifico? Importava che non vi fossero appunto sedizioni, non vi fossero personaggi che utilizzassero queste conoscenze per fare del male agli altri e soprattutto era anche importante che queste conoscenze, queste dicerie, queste chiamiamole anche superstizioni all'epoca, non sfociassero in eresia. Perché l'eresia sì era punita a Venezia, proprio perché era un crimine che andava contro, anche contro lo Stato e non solo contro la morale. Quindi dobbiamo fare un po' di distinguo, ma ne ho parlato approfonditamente nel libro quando ho citato proprio i signori di nota criminale, quindi la magistratura che era anch'essa rivolta a questo tipo di ricerca e di controllo su questo tipo di argomento. E adesso sorge spontanea la domanda perché hai sfiorato l'argomento e quindi per mia curiosità ti chiedo di entrarci un po' di più. Tu hai parlato anche di ambienti culturali altolocati in cui appunto c'erano circoli alchemici, stamperie di un certo livello e ambienti culturali anche alfabetizzati che si dedicavano a tematiche esoteriche. E volevo chiederti appunto che rapporto ci può essere fra quegli ambienti e il nucleo religioso paleoveneto. Mi spiego meglio. Il popolo paleoveneto aveva delle credenze, no? Negli ambienti iniziatici della Venezia, diciamo dal 500 in avanti, il substrato culturale che dà vita a questi ambienti che sono aristocratici sostanzialmente, no? Adesso magari ce ne parlerai meglio,
Trovava qualche spazio la religiosità paleoveneta o degli strascichi di essa, oppure la tradizione iniziatica era molto diversa e se sì, da dove si radicava? Allora, domanda complessa, a cui cerco di rispondere in modo semplice. No, perché comunque tutto ciò che riguardava l'archeologia veneta antica, sappiamo che è stato scoperto a fine 1800. Quindi prima semplicemente non si sapeva. Si aveva qualche conoscenza del fatto che ci fossero stati i romani in qualche momento, in qualche tempo qui. Però non si aveva la conoscenza di ciò che c'era prima. Ok? Quindi paradossalmente ritroviamo strascichi di conoscenza popolare, quindi di tramandarsi là queste tradizioni più che spirituali, proprio pratiche, anche di conoscenza appunto di erbe o di rituali scaramantici, di amuleti, di talismani, che ha sicuramente qualche riscontro con la religiosità veneto, paleoveneto, veneto arcaica, la ritroviamo nelle campagne. E quindi, come vi dicevo, in tutto quel ambasse della magia popolare, della magia contadina, se vogliamo chiamarla così, perché era rimasta pagana, nel senso del pagus, del villaggio, del vicus, e quindi del paese di campagna. In città, ma anche a Padova, anche a Treviso, quindi nelle grandi città della Venezia in generale, si parla Venezia e Tiscia, ricordiamocelo sempre, però non era rimasto molto. Quello che era rimasto è stata proprio la ripresa in ambienti, come diciamo prima, alchemici, esoterici, che erano arrivati a Venezia, o sono sempre state a Venezia, questo è un po' un mistero in realtà, proprio sia dal nord Europa, quindi da Praga, da quelle zone lì, ma anche dalla Germania, dall'Inghilterra, e anche tantissime conoscenze esoteriche provenivano dall'Oriente, dal Medio Oriente sicuramente, perché ritroviamo tanti testi arabi, persiani, quindi ricordiamoci ottomani, anche se erano turchi, i veneziani con i turchi se le sono date per parecchio tempo, però non hanno mai rigettato, non è mai stato rigettato il bagaglio culturale che comunque veniva importato anche da altri paesi, dalla Grecia, tantissimo dalla Grecia, dall'Egitto, quindi proprio Venezia e soprattutto negli ambienti del patriziato, ma non solo del patriziato, anche di un certo giro di cortigiane, per cui possiamo anche citare la famosa Veronica Franco, che anche lei è stata accusata di essere una strega perché sostanzialmente riusciva a fare quello che voleva ai suoi amanti, che erano dei patrizi. E quindi anche le cortigiane che avevano un certo tipo di alfabetizzazione, appunto, come vi dicevo prima, sapevano leggere, scrivere e avevano anche un certo tipo di convenienza ad avere conoscenze di questo tipo, poi andava anche un po' di moda, diciamocelo, andava di moda e quindi abbiamo un riscontro in questo, ma non altro, non oserei espormi di più. Però hai detto una cosa, se questa tradizione esoterica sia arrivata a Venezia o se sia nata lì, e questo non lo sappiamo. No. Io sottolineo questa frase nel senso che volevo capire più o meno quando risalgono le fonti dell'alchimia a Venezia. Bah, le fonti dell'alchimia strettamente veneziana risalgono al 400. Adesso stavo anche riguardando, ne ho parlato proprio tra il XVI e il XVII secolo. Quindi possiamo parlare di un'alchimia a Venezia strettamente connessa con queste date, ecco. E a Venezia possiamo anche parlare di un'alchimia meno esoterica di quel che si pensi, perché in realtà parliamo di studi di protochimica più che di alchimia in sé. E quindi beh, poi pensiamo a Palazzo Lezze, famosissimo Palazzo Lezze, o a Canaregio, che comunque è un quadro che parla di un'opera alchemica. Quindi ci sono delle cose veramente interessanti. L'unica cosa che però mi piacerebbe dire
Che Marin Sanudo, quando ha scritto De origine sito magistratibus urbis Venezia, quindi dell'origine di Venezia, ve lo leggo proprio dal testo, dichiara che Venezia fu commensata a edificare nel 421 AD 25 marzo, in giorno de Venere, bellezza e Venezia. Quindi ritroviamo nel Rinascimento, quindi siamo proprio, vi do anche la data, insomma, nel Rinascimento veneziano, ritroviamo questo mito che viene riproposto da Marin Sanudo di Venezia nata da Venere, quindi nata dalla figlia, cioè dalla bellezza. Venezia, figlia di bellezza, che nasce però immortale e immacolata. Questo è molto particolare, dato che è stato appena adesso il compleanno di Venezia, è bello anche ricordare questo. Roba che non c'entra niente con lo sposalizio del mare e le nozze sacre di cui parlavamo la volta scorsa. No, non credo, non Zero. c'è, no. Comunque, oggettivamente a livello di fonti non possiamo dire che c'entri qualcosa, No, infatti. però, no, assolutamente, però effettivamente è particolare che proprio Sanudo ci venga a dire questo, che mi ci ha fatto pensare che è proprio un collegamento con l'antica divinità, con Venere, quindi la patria, la madre dei latini, ma anche dei Veneti in questo senso, Una che ed è una non nasce dal mare, che non c'entra niente con le nozze. assolutamente no, figura, ma cosa dici su via, cosa dici, No, cosa infatti, succede? no, siccome sei tu la paleografa, io queste cose qua le posso anche dire. È Tanto sono solo vero, la conduttrice ignorante ignorante, come no, certo. Poi anche interessante, volevo farvi vedere, ma non so se lo trovo, comunque eccola qui, della tavola dello Splendor Solis di Salomon Trismosin, è che adesso non si vede proprio niente, comunque nel libro la trovate, non si vede niente, la trovate a un certo punto qua sotto, anche se si vede poco poco poco, comunque lo trovate nel libro, vi è anche la rappresentazione di una gondola. Quindi proprio in una dei più importanti testi alchemici vi è disegnata una gondola come simbolo sia lunare ma anche iniziatico di altro tipo. Quindi sicuramente l'alchimia Venezia, per quanto merita uno studio, ci sono altri autori che ne stanno approfondendo, però è veramente un mondo da scoprire. Chissà, poi magari me ne occuperò, chi lo sa. Tra l'altro, proprio oggi mi è arrivato un libro che, vabbè, poi ne parliamo dietro le quinte perché non voglio rubarti tempo, che è, non so se si legge, O Arcadumia contra Alchimiam. Ce l'ho qua, la sto traducendo. Ah, davvero? Volevo chiedertelo perché ho visto che è una copia anastatica in latino. Il Ce l'ho. problema non è tanto il latino, è che è una copia anastatica, quindi cioè, è proprio la grafologia il problema lì. Infatti non esiste traduzione della O Arcadumia contro Alchimiam, ne avevo parlato tempo fa con Lara Pavanetto, che saluto. Collega, cara amica, sto traducendo attualmente anche la O Arcadumia, che è parecchio complessa proprio perché è un lavoro difficile e il mio tempo è quello che è, però appunto non esistendo traduzioni in italiano, e dopo non so se esistano in inglese, in francese o in tedesco, però da quel che so non esistono, e appunto me ne sto occupando già un annetto che ci sto lavorando sopra. Bene, Particolare. eh sì, magari dividiamoci anche il lavoro perché volevo tradurla anch'io. Ora dimmi che sono un lavoro solo, no? Infatti, Scusate. bene, scusate, questo esula dalla diretta, ma speriamo che possa interessarvi. Se volete, c'è una bellissima copia anastatica di questo manoscritto alchemico che si dice fosse studiato a Venezia e fosse una delle basi della scuola alchemica veneziana, per quello ci interessa. Ah E sì, e c'è poi si diceva. una copia anastatica di una stamperia inglese che però appunto è anastatica, quindi si fa fatica anche solo a capire cosa c'è scritto. Ah sì, è del 1530, infatti lo stavo rileggendo dal mio libro perché ne ho trattato anche qui. E la cosa interessante della O Arcadumia è proprio che era un'alchimia, un trattato alchemico specifico veneziano. E gli altri alchimisti, ad esempio gli alchimisti praghesi,
odiavano i veneziani perché avevano creato questa loro alchimia, come dire, siamo sempre stati indipendenti anche su questo, e quindi esatto, hanno trattato questo tipo di alchimia a livello personale, e quindi c'erano queste lotte fra alchimisti che me li immagino un po' in stile Hogwarts, Harry Potter, però come, è stato molto divertente assistere all'epoca. Mamma mia, sì, poi insomma, duellavano con Praga, mica con San Donato Esatto. Piave. Bene, allora, prima di lasciarci, ti chiedo a questo punto di farci qualche chiosa di intrattenimento finale. C'è qualche storiella, qualche aneddoto che hai descritto nel tuo libro, qualche leggenda breve che vuoi sottoporre in chiusura Allora. all'uditorio? Va bene, beh, intanto oltre a questo volevo, se posso, Anna, a meno che non fosse stata una domanda che volevi già farmi tu, le immagini e le fotografie Ah, giusto, di perché mi hai questo detto che le libro. fotografie sono di Coven. Eh sì, eccole qui, quindi tutte le fotografie che sono state realizzate in questi anni, eccole qua, ce n'è un'altra qui, vedete. Proprio tratte dal progetto storico-artistico-culturale Coven Venice Project, che è nato nel 2018 e ha avuto più alti che bassi, per fortuna, ed è ancora ben vivo e vegeto, e al momento è gestito oltre da me, anche dalle mie colleghe, Alice Fraccaro e Nadia Rigo, che ringrazio, eccola lì Alice, ciao! Eccola lì, Alice. Sì, che saluto e ringrazio sempre. Questo libro sostanzialmente l'ho voluto dedicare al progetto Coven perché appunto dal 2018 ci stiamo occupando a livello anche soprattutto divulgativo proprio delle streghe, della stregoneria, della magia, delle tradizioni popolari venete e veneziane e quindi ho voluto fare un omaggio alle mie colleghe perché all'interno ci sono alcune ricerche, parti di ricerca che sono state fatte anche da loro, quindi soprattutto da Alice che mi ha dato una mano in alcune cose e Nadia per altri aspetti. E anche un ringraziamento a tutti i fotografi e le fotografe che in questi anni hanno collaborato con noi e quindi anche questo è particolare, più che una storia riguardo questo libro, è proprio cosa c'è dentro questo libro. In questo libro c'è veramente la rinascita, la ripresa, la rivisitazione storica della stregoneria veneta e veneziana, che è proprio vissuta e rivissuta e rifatta rivivere. Da noi, quindi da donne di quest'ultimo secolo. E questo per me è importante. E quindi spero veramente che anche i lettori, i miei amici, i miei lettori, apprezzino proprio il fatto che non è il classico libro sulle streghe, scritto, preso le fonti, organizzate, lettere, elaborate. Che appunto per cavalcare il cavallo vincente della magia, dell'esoterismo, del mistico, ma è un libro fatto da persone, per altre persone, per la nostra tradizione e per le nostre radici. Quindi io mi sentirei di concludere così, più che con una storiella interessante, sai, se non ti dispiace. Direi che è una storiella più che interessante, anche perché andatevi a vedere la pagina di Coven Venice Project. Oltre alle foto che sono meravigliose, ci sono veramente tantissimi contenuti e tante pillole di storia in dei post apparentemente brevi, che in realtà pillole non sono, perché sono poi ricche di riferimenti e di bibliografia, quindi potete anche poi andare ad approfondire quello che vi interessa. E Grazie, Anna. io a questo punto, se ti posso rubare un minuto, volevo ricordare che dopodomani noi teniamo la festa di inaugurazione di questo progetto che si chiama Arte e Magia, che è con la E commerciale accentata, quindi si può leggere sia Arte e Magia, sia Arte e Magia. E siamo in una bellissima villa a Musestre, una frazione di Roncade a Treviso. Una villa veneta dell'Ottocento che è sede dell'Accademia Europea delle Arti. L'Accademia Europea delle Arti conta 9 sedi in Europa e una addirittura nel Palazzo Reale del Marocco e si è sempre dedicata agli artisti, quindi arti figurative, scultura, eccetera, eccetera. Ma in questo periodo il presidente Luigi Favero si è aperto anche
siccome la sede principale fino a qualche anno fa era a Parigi, adesso si è spostata in Italia, il presidente voleva aprirsi anche a collaborazioni in campo esoterico, ovviamente trattando tematiche serie. Quindi abbiamo deciso di fare qualche serata e anche qualche giornata dedicata all'incontro fra arte ed esoterismo. Io vi lascio nei commenti il link dell'evento che faremo questo sabato, perché è abbastanza importante, è l'evento di inaugurazione. Poi avremo un'altra serata il 14 di aprile, in cui presenzierà anche il nostro comune amico Emanuele Viotti con il libro La Via Romana agli Dèi, e poi ci rivedremo per la festa dell'Ascensa, quindi per lo sposalizio del mare veneziano che quest'anno è il 21 di maggio, in cui oltre a gruppi musicali, esposizioni artistiche, cena, eccetera, eccetera, faremo anche un convegno che aprirà il professor Pietro Mander, mi ha confermato che verrà a parlare delle nozze sacre nel vicino Oriente Antico, poi ci sarai tu a parlare dello sposalizio del mare, poi ci saranno altri ospiti, altri relatori come Michele Leone, Emanuele Viotti, e non vi anticipo altro. Però ecco, seguite questi eventi dal vivo perché secondo me vale veramente la pena di ricordare che esoterismo non è solamente parlare, non è solamente scrivere libri, è anche orchestrare delle esperienze che devono essere delle esperienze sensoriali, cioè l'esperienza del magico si fa dal vivo. Noi siamo qui a fare delle dirette, a parlarvi dei nostri libri, delle nostre ricerche, eccetera, eccetera. Non fermatevi mai a livello intellettuale, non fermatevi qui perché è una realtà che bisogna vivere e in cui è possibile fare delle esperienze multisensoriali e sfaccettate, perché lì dentro si trova la chiave per accendere qualche cos'altro. Meraviglia, brava Anna. Se posso Grazie. intromettermi, proprio riguardo al file in presenza, ho deciso, cioè, sto preparando e partirà qui a maggio il nuovo corso di storia delle tradizioni popolari venete, che terrò in presenza al centro, ospitata dal Centro Olistico Luce e Armonia, che qui nella Riviera del Brenta. Poi se mi seguite nei miei canali social troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Le iscrizioni scadono il 30 di aprile, ma se prima vi iscrivete meglio è, e sarà sicuramente ogni mercoledì sera in presenza. E quindi vi aspettiamo. Puoi far rivedere il libro che mi chiedono? Ma credo il mio o credo la Sì, il Vuarcadumia? tuo. Mio? Cre Questo qui. credo il tuo. Credo questo. Beh, il mio è Folklore questo e qui. magia popolare del Veneto. Questo è il mio. Poi se ti interessava Irene, credo, la Vuarcadumia contra Alchimiam, la trovi appunto in copia anastatica, ma spero che tu sappia il latino, perché altrimenti è un po' complesso. Guarda, io ho una Però va foto nel bene. telefono, spero che si veda. Ho anche la copia, ma devo alzarmi e andare in libreria di là a prenderla, ma non so se si veda. Comunque nel mio testo, nel mio libro c'è scritto qualcosa, se poi ti interessa, ho inserito anche in bibliografia insomma, delle informazioni a riguardo. Figurati. Bene, noi siamo andate a braccio questa sera, ma mi pare che siamo andate via lisce e abbiamo affrontato anche argomenti non in scaletta, e No. questo mi piace sempre tantissimo. Quindi ringrazio tutti di essere stati con noi, ringrazio anche te perché hai sempre una velocità di esposizione, una sintesi che io amo moltissimo. Grazie, grazie Anna, grazie a tutti quanti. Voi siete stati veramente tantissimi questa sera e ci vediamo presto, quindi ci vediamo ai prossimi eventi, seguitemi sui canali social, continuate a seguire Anna e Apocalisse in Salotto perché merita tutto il lavoro che sta facendo. Un abbraccio a tutti. Grazie. Bene, ragazzi, pronti? Arriva il meteorite. Sigla.